parte i lavoratori, dall'altra i cittadini, da una parte l'impresa, dall'altra parte i sindacati, da una parte le istanze dell'economia, dall'altra le richieste della politica. Ecco, questo fronte è stato un po' scompaginato, sostituito con una grande contestazione spontanea in Piazza della Vittoria, con appunto una denuncia dove si è strappato questo velo, diciamo così, di ipocrisia e di omertà, e si è spiegato che il fronte in realtà vedeva da una parte i cittadini e i lavoratori, per i quali il diritto alla salute e quello all'ambiente sono due facce della stessa medaglia, non si può lavorare che si è ammalati, non si può stare bene se si lavora incompatibile con la vita e con l'ambiente. Quindi, se da una parte sono i cittadini e i lavoratori liberi e pensanti, dall'altra è stato, come un po' svelato, quello che era comunque un segreto di Pulcinella, non era mai stato esplicitato, cioè che dall'altra parte c'erano gli alti vertici dell'industria, gli alti vertici dei sindacati confederali, gli alti vertici della politica locale che facevano fronte compatto con tante istanze che nascevano dal basso, da persone che erano unite da un comune sentire, indipendentemente o meno dal fatto di avere o no la tuta blu. Abbiamo poi le iniziative storiche di Quisling che si inquadrano tutto in un filone che è quello appunto della resistenza non armata e non violenta, una pagina della nostra storia antifascista, partigiana, che sarebbe bello anche recuperare, che la resistenza non è stata solo una resistenza armata, è stata anche un moto popolare fatto appunto dalla staffetta in bicicletta che faceva circolare la stampa clandestina, dagli scout che attraversavano a piedi le valli qui da Valpodera, siamo zone molto vicine a dove ci troviamo adesso, per far espatriare a piedi gli ebrei perseguitati, c'erano scioperi, c'erano blocchi ferroviari. E sulla scia, sulla falsariga di quelle esperienze, dove la sabbia negli ingranaggi dell'oppressione è stata messa con gli strumenti della non violenza, si collocano anche le iniziative di ecopacifismo tecnologico di Quisling. In questo libro, uno dei capitoli racconta proprio la storia di tre persone molto semplici e molto umili. Una era un pastore che allevava delle pecore nei terreni immediatamente che affacciavano sull'Ilva, un altro era un ex operaio dell'Ilva che purtroppo attualmente si è ammalato anche lui, e l'altro un insegnante di lettere di Taranto, che poi l'animatore un po' dell'associazione di Quisling, che hanno messo in moto tutta quella macchina giudiziaria che voi avete visto sulle cronache, semplicemente prendendo un pezzo di formaggio di questo allevatore, portandolo ad analizzare in un laboratorio indipendente e facendosi, sentendosi rispondere: guardate che se voi questo pezzo di pecorino lo grattugiate su un campo, quel campo deve essere poi modificato per i livelli di diossina che si erano accumulati nella materia grassa di quel formaggio. Quindi c'è tutta anche una parte di resistenza civile, di resistenza fatta anche esponendosi in prima persona con esposti alla procura e con azioni legali di vario genere. C'è poi la resistenza fatta anche tra le strade di Taranto, c'è cioè una manifestazione che si chiama L'Isola che vogliamo, che ha fatto riappropriare i cittadini delle loro strade, della loro città vecchia, del loro centro storico, di quartieri, di zone che fino a quando io, ero ragazzino, erano considerati tabù. Era impensabile, quando io e Giuliano eravamo ragazzini, avventurarsi nella città vecchia che era vista come un luogo da cui tenersi bene alla larga. Quindi c'è anche una forma di riappropriazione della storia, della tradizione, anche di cose semplici ma importanti, come possono essere i panzerotti, la gastronomia, il vivere bene in una città di mare che è nata per far star bene le persone e non per avvelenarle. C'è stato poi un comitato referendario che, se non ha avuto un successo, diciamo così, numerico, se non ha avuto il successo dell'Odis, perché il clima culturale tale per cui il referendum consultivo, senza nessun effetto pratico, pur essendo consultivo, è stato disertato dalla grande maggioranza dei cittadini, però se non c'è stato il ruolo, diciamo così, di fare numero, questo comitato referendario, il ruolo
di affermare un principio, e cioè che il futuro di Taranto non può essere così come quello di ogni città che ha dei nodi cruciali da risolvere, non può essere legato a gruppi di saggi che oggi vanno tanto di moda o a incontri tra più o meno esperti, ma deve essere dibattuto con tutta la popolazione interessata a farlo, perché ovviamente se uno si interessa a prendere la parola di la sua, quando c'è il referendum se ne sta a casa, però non può lamentarsi se una maggioranza schiacciante, insieme a quasi il 90% dei tarantini, si è espressa per la chiusura dello stabilimento di Cina, ma la maggior parte non si è espressa. E, purtroppo in democrazia chi è assente a torto. C'è poi il fondo antidiossina, andato a fare una tacchiera, che molti di voi conosceranno per averlo visto su YouTube, andare col tuo mattino a dragare il fondo del Mar Piccolo davanti agli scarichi dell'Ilva e ricavarne questa melma molto simile al petrolio, che è poi ciò che si trova sul fondo del Mar Piccolo ed è il motivo per cui è stata vietata la coltivazione delle cozze tarantine che, grazie a dei cirri di acqua dolce, erano tra le più buone del mondo e venivano esportate in tutto il mondo prima appunto che l'habitat di questa produzione venisse compromesso. Io ho scoperto facendo questo fumetto che a tanto un tempo si producevano anche delle ostriche, poi questa produzione è stata abbandonata. Adesso c'è il rischio che non ci sia solo la morte biologica del cittadino, come rischio della mente del mondo, ma anche la morte della natura, la morte di una produzione tradizionale che è assurda tanto quanto ci potrebbe sembrare assurda l'estinzione del parmigiano reggiano, dell'aceto balsamico di Modena o di altri prodotti tipici. C'è poi, qui sicuramente Giuliano potrà dare informazioni più a quello delle mie, però mi piace menzionare anche la tifoseria calcistica, che ha tanto un ruolo tutt'altro che neutrale, tutt'altro che di pane per circense, per dimenticare i problemi della città, però ho fatto un elenco delle storie che non ci è stato possibile rendere in fumetto, ma che ho raccolto comunque in fase appunto di documentazione, e una molto bella che mi sarebbe piaciuto trasformare in fumetto è la storia del fioraio che fa denuncia, fa causa all'Ilva e la vince perché con le polvere gli hanno imbrattato i fiori della sua serra. Anche qui un bel episodio di resistenza individuale. L'altra riguarda proprio le tifoserie, questo striscione stop di environmental disaster in tanto mare, che viene messo appunto e poi subito fatto rimuovere perché non sono tifosi ad avere l'evento tenebrate a non volersi interessare di politica, ma è la politica che vuole tenere alla larga i tifosi dalle sue questioni, come dimostra anche la maglietta che ha oggi Giuliano, che è stata proibita dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio perché si è detto che contiene un messaggio politico. Respirare la propria città, poter respirare nella propria città è diventato qualcosa che ti fa schierare da una parte politica, poi vorrei capire dall'altra parte chi c'è, chi vuole stare in autonomia o chi non vuole respirare, o chi non ama la propria città. Sono nate reti di associazioni come Alta Marea, fioriscono qui, sarebbe impossibile enumerarli, i gruppi Facebook in cui persone normalissime, io ne frequento uno di una tarta senza IVA, gente che si scambia informazioni, commenta la rassegna stampa, si ritrova per ragionare insieme su qualcosa, su un problema per cui fino a ieri ci eravamo fatti cattivo sangue in completa solitudine. Ci sono i cortei cittadini, anche come forma di resistenza, e anche chi non partecipa alle attività dell'associazionismo, a comitati, a iniziative varie, nel momento in cui c'è un'iniziativa come quelle che sono state organizzate lontano dai partiti, lontano dalla strumentalizzazione, semplicemente per contarsi, per farsi vedere in faccia, per dire qualcosa tutti insieme, a Taranto sono visti cortei anche da 10-20.000 persone che non si erano visti negli ultimi 50 anni di storia e di vita politica cittadina. Ci sono poi le scuole di studenti, una parte di questo documento, questo è il lavoro giornalistico, quindi io non sono abbastanza bravo per inventarmi della narrativa, ho semplicemente raccolto delle storie
vere e reali, e alcune di queste sono le storie dei bambini delle scuole elementari di Taranto che hanno raccolto delle frasi e dei difetti che noi abbiamo riportato pari pari appunto come, come fonti dirette, che diremmo con un criterio giornalistico. E in tutto questo, quindi in tutto questo elenco, sicuramente avrò dimenticato qualcosa che magari Giuliano può aggiungere, però in tutto questo arcipelago di iniziative, il fatto che ci sia un romanzo e un fumetto ambientati a Taranto e un fumetto d'inchiesta che tratta proprio espressamente il problema dell'Ilva non è un qualcosa di casuale, non è un'espressione artistica estemporanea, ma è proprio qualcosa che si innesta in tutte queste forme di resistenza civile, civica, culturale e umana. Allargando il discorso, per arrivare secondo me a un principio che vale in generale non solo per la questione di Taranto, ma per qualsiasi realtà civile che vuole opporsi a un sopruso, a una prevaricazione, a una violenza sull'uomo, sull'ambiente, io sono convinto che come c'è stata la stagione in cui gli strumenti di resistenza, di controinformazione erano volatili, ciclostile, la TV libera, la radio pirata, le riviste di controinformazione, i quotidiani militanti, la stampa, diciamo così, la stampa anche in un certo senso clandestina, circolata, diffusa, diffusione militante con passaparola, oggi il fumetto è uno degli strumenti che io considero più efficaci e più incisivi per parlare a un problema con chi ne ricava le conseguenze, cioè anche con i ragazzi che magari sono lontani dalla dimensione della saggistica, dalla dimensione della pubblicazione scientifica, dalla dimensione, se vogliamo, anche molto pesante da digerire del dibattito politico, ma possono essere informati, preparati ad affrontare un problema con l'utilizzo non solo del fumetto, ma in generale di tutti gli strumenti del linguaggio grafico che sono, comprendono anche le infografiche. Io sono particolarmente legato a questa infografica, a queste due paginette delle contenute nel libro, perché queste due paginette sono il distillato di 400 pagine di atti giudiziari, che ordinato di sequestro del GIP Codisco, che è stata menzionata prima. C'è un'analisi sullo stato dell'arte del processo industriale. Se uno si leggesse quelle pagine, capirete come avviene il processo industriale che dai minerali in polvere fa passare i tubi di acciaio, e per ogni punto, per ogni passaggio di questa lavorazione è indicato quante tonnellate di polvere vengono emesse e quali sono i problemi. Per esempio, avete visto nell'iconografia il camino E312, quel camino azzurro altissimo che si vede, si riconosce appena ci si avvicina alla città, che abbiamo riprodotto anche, all'interno del fumetto. Bene, studiando quelle pagine di ordinanza di sequestro, visto che il problema non è quello che esce dal camino, però è quello che non viene trattenuto alla base del camino, perché nella base del camino ci sono degli elettrofiltri obsoleti, cui chi è più tecnico di me mi potrà correggere, però la risultanza nell'ordinanza di sequestro è che gli elettrofiltri alla base del camino sono vecchi, si potrebbero sostituire con dei filtri a tessuto, ma non viene fatto perché costerebbe questa operazione. E quindi arrivo un po' per fare un esempio: dai parchi minerali escono 743 tonnellate all'anno, questo sempre dati certificati dalle perizie fatte dal tribunale, non dalla procura o da una delle parti in causa. Sono perizie fatte dal tribunale che le due parti hanno accettato. Se avevano qualcosa da ridire, lo potevano dire nel contraddittorio che c'è stato. Non c'è stato nulla da obiettare, quindi con buona pace dell'ex ministro Quini, che descriveva le perizie come documenti di parte, quei documenti sono del tribunale, non sono della pubblica accusa, e sono al momento lo stato dell'arte, della conoscenza sull'inquinamento industriale. Sono basati in larga parte su dati forniti dalla stessa ILVA, peraltro.
E quindi con l'aiuto del fumetto e del linguaggio della grafica abbiamo tracciato, abbiamo incrociato questo che vedete, è uno schema grafico, diciamo così, tratto che si è ispirato come fonte alle pubblicazioni dell'azienda, quindi c'erano pubblicazioni di rapporti ambiente e sicurezza in cui c'erano questi schemini, ma non c'erano i numeri, c'erano le centinaia di pagine di atti giudiziari in cui c'erano i numeri, ma erano appunto sepolti nel linguaggio del giurisprudenzialese, se mi perdonate questo neologismo, e quindi con questo strumento abbiamo potuto prendere le informazioni che c'erano e rendere fruibile anche un lettore medio di fumetti senza particolari competenze tecniche o scientifiche. Ed è con questo che volevo chiudere il mio intervento, e cioè che nonostante la complessità dei problemi, oggi come cittadini abbiamo degli strumenti editoriali, culturali, grafici e narrativi che ci permettono di affrontare questa complessità e di fare quello che è indispensabile fare per ogni seria ed efficace azione diretta non violenta, che è quello di documentarsi, di studiare, cioè di essere noi i primi preparati sul problema, pronti a rispondere a chi ci chiede conto, ma perché hanno costruito le case così vicine all'industria, che di nuovo l'industria non è stata dove, le case ci stanno già, non stanno adesso nel circuito dell'Italia, nel fondo degli anni 30, c'è stato un muro, c'è stato scritto Dux, che è un'armeria fascista degli anni 30-40, le case c'erano prima dell'industria, e così via, cioè usare come armi di resistenza la conoscenza, le informazioni, i dati che abbiamo provato anche a divulgare con il linguaggio del romanzo, con il linguaggio della grafica in nove, con il linguaggio del fumetto in chiesa. Ricordiamo per specificare meglio che c'è stata una presa di posizione netta da parte della Commissione europea e del Parlamento europeo sul caso IVA, grazie al discorso dell'ambientalista Antonia Battaglia di Peacelink. Il caso IVA in questo modo diventa anche una pista per altri casi ambientali di questo tipo. Ecco. E passiamo la parola a Viviano Pavone. Grazie anche da parte mia per essere qui, grazie anche alla Fabrizio e soprattutto alla Laura che si sono veramente prodigati per organizzare questo incontro per il sabato prossimo, cosa di cui sono veramente felice perché non si parla mai abbastanza, secondo me, di Ilva e di Taranto, non lo dico perché sono tarantino, poi cercherò anche di spiegarvi perché eventualmente vi convince di questa cosa. Se ne parla sempre poco, se ne parla sempre male, questo è il motivo per cui io adesso vi racconterò brevemente la storia del romanzo e del documento e poi concentrerò la maggior parte del mio intervento delle riflessioni e anche delle informazioni pratiche, rilasciando prima quello che diceva Carlo. L'unico strumento di karma che abbiamo a nostra disposizione è essere informati, essere documentati, perché la battaglia, soprattutto su questioni come queste che hanno una complessità molto alta, sia tecnica, ambientale, ingegneristica che giurisprudenziale, e che sono lunghe e intricate, l'unica arma appunto tra l'informazione, perché la battaglia si svolge poi soprattutto a livello di informazione e di opinione pubblica. E mi rendo conto che assediati nel problema come siamo, è difficile poi essere documentati su tutto. Facciamo fatica noi che siamo tarantini, lo seguiamo più da vicino, quindi immaginiamo gli altri. Ecco, l'Eroe degli Umani inizialmente era un romanzo che è stato pubblicato da Marsiglia nel 2010, che quindi io ho scritto nel 2009, nel corso del 2009, grosso modo. A differenza di Ilva, Polizia di Acciaio, di documenti sceneggiato da Carlo, l'Eroe degli Umani racconta una storia di fantasia, non è un libro di denuncia giornalistica, racconta una storia di fantasia ambientata però in contesto molto reale, quello della Taranto di questi anni. La storia è molto semplice, anche un po' infantile, tutto sommato. Si immagina che appunto nella Taranto di questi anni, assediata da problemi ambientali, di incidenti sul lavoro, cosa di cui anche qui non si parla troppo spesso,
di disoccupazione e quant'altro, insomma, tutti i problemi dell'Italia di oggi, del nostro sud, arrivi, si immagina che questa città arrivi come una sorta di